Siamo con Loris Capirossi, ovviamente un volto che non si può dimenticare sia come pilota che come telecronista tecnico, ma quest'anno mi sembra che tu abbia cambiato leggermente ruolo all'interno di Sky. Sì, ci sono un po' di cambiamenti, io rientrerò diciamo in direzione gara, quindi non ho più tempo di fare le telecronache con Guido e il mio posto l'ha preso Mauro Sanchini. Rimango comunque all'interno di Sky, farò sempre il mio giro in moto e comunque sarò opinionista in varie occasioni, quindi farò sempre parte diciamo del gruppo Sky. Senti, com'è cambiata la direzione di gara dopo ovviamente i noti fatti dell'anno scorso? Beh, ci sono sicuramente un po' di cambiamenti, la direzione gara sarà composta sempre dalle stesse persone che era composta l'anno scorso, cioè da Franco Uncini, Mike Webb e Javier Alonso. Io faccio parte della direzione gara come rappresentante dei piloti, come diciamo per dare un consiglio, un commento su magari quello che succederà. Poi ci sarà un gruppo di giudici che saranno loro a giudicare e a decidere se sanzionare o no una manovra non corretta. Quindi una direzione di gara un po' più libera, ci sembra di capire. Ma più che altro non è la direzione più gara più libera, la direzione gara esiste sempre e sanzionerà tutti, diciamo, tutto quello che è attuale, cioè un jump start o una manovra sbagliata, una bandiera rossa, tutto quello che è immediato. Poi invece questa commissione deciderà le sanzioni diciamo più gravi a livello di contatti o non contatti. Senti, tu sei pronto adesso a partire per il Qatar, per Losail, hai visto e hai seguito i primi test, che impressione ti sei fatto di questo inizio di precampionato? Sì, guarda, i cambiamenti sono molti senza dubbio, dall'elettronica unica al passaggio da Bridgestone a Michelin sono cambiamenti molto importanti, c'è stato molto sviluppo in questi test, io parto proprio domani per andare in Qatar gli ultimi test disponibili per continuare il lavoro, però devo dire che l'ambiente è abbastanza sereno, certo che sarà molto importante vedere. Io prevedo un campionato più equilibrato perché più o meno il fatto di avere l'elettronica unica ha livellato abbastanza il potenziale di vari team e quindi prevedo un campionato molto interessante. Abbiamo visto soprattutto nei primi test in Malesia la presenza di Stoner che ha, diciamo se vuoi, causato un certo rumore perché è subito andato forte. Tu cosa ti aspetti da lui? Ti aspetti che possa correre o che sia solamente un super collaudatore come dicono in Ducati? Beh, io penso che Casey non si può mettere in discussione senza dubbio il suo talento, l'abbiamo visto, come l'hai visto anche tu, a Sepang dove è stato subito velocissimo e secondo me lo sarà altrettanto nei prossimi giorni in Qatar, tra l'altro è una pista che lui ama particolarmente. Sì, sta facendo un lavoro di sviluppo per Ducati, senza dubbio non dimentichiamoci il lavoro di Pirro perché è stato lui a sviluppare e a portare a questo livello la Ducati. E Stoner ha dalla sua, che è molto veloce per un giro singolo, non so se sarà o no in gara, ma io prevedo dal mio punto di vista che faccia anche qualche gara quest'anno. Grazie Loris. Prego.